È iniziato quest'oggi da Pompei il giro di presentazione nei comuni delle guide realizzate dalla città metropolitana di Napoli per il Salone Mondiale dell'UNESCO, tenutosi a Siena dal 22 al 24 settembre scorsi. Nella sala Marianna De Fusco del Comune in piazza Bartolo Longo, la consigliera metropolitana delegata alla rete dei siti UNESCO, Elena Coccia, ha illustrato il percorso che ha portato alla pubblicazione dei due volumi che hanno l'obiettivo di valorizzare, partendo dai luoghi già insigniti del prestigioso sigillo, centro storico di Napoli, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata con i siti archeologici, Nola e i suoi gigli, tutto il patrimonio artistico, storico, architettonico, paesaggistico e culturale dell'area metropolitana, attraverso lo sviluppo di appositi itinerari. Pompei dunque come centro nevralgico dello sviluppo dell'intera città metropolitana. Pompei è un po' il volano di tutta questa situazione. Noi abbiamo partecipato alla presentazione di questi libri in città metropolitana qualche mese fa, penso, e poi avevamo tutta l'intenzione e la voglia di portare qui la prima presentazione ufficiale ai nostri comuni. Effettivamente Pompei sta al centro un po' della zona vesuviana e della zona costiera, per cui ci sentiamo molto 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 responsabili. Se la prima opera focalizza l'attenzione sugli itinerari della città metropolitana a partire dai siti UNESCO, la seconda, dal titolo Il Cammino dei Teatri, illustra tutti i teatri di derivazione greca e romana presenti sul territorio della regione Campania. Abbiamo voluto fare questo cammino perché attraverso il teatro si racconta la storia dell'umanità e dell'uomo. Però il cammino dei teatri non si ferma al teatro che sta nel luogo, ma va oltre e indica anche le altre emergenze che ci sono su quei territori, fino ad arrivare anche ai prodotti della terra, all'enogastronomia e a quant'altro. Penso che sia utile integrarlo successivamente con un opuscolo di eventi connessi tra di loro. Ma perché la città metropolitana ha voluto iniziare proprio da qui il suo tour di sensibilizzazione del territorio, a creare sempre più una rete intorno ai siti UNESCO? Abbiamo cominciato non a caso da Pompei, che è appunto l'attrattore maggiore attorno a cui poi ci sono tutti gli altri e che appunto devono poter anche manifestare e mostrare le loro bellezze. Abbiamo cominciato da Pompei ed è simbolico che abbiamo cominciato oggi, il giorno dopo che ci è arrivata la terribile notizia che gli Stati Uniti escono dall'UNESCO. E quali sono gli obiettivi che la città deve porsi? Deve sviluppare accoglienza, cittadinanza, ma anche capacità di restituire a chi la visita una parte di quello che il turista porta. Grazie mille.